parte del contatto genitori di burocrazia, e ho visto che sono stati trattati temi molto importanti, è stato mostrato dal punto di vista tecnico un po' tutta la situazione, per cui io vorrei dire solamente due cose. Che noi due cosine, cioè che come genitori anche degli altri movimenti noi siamo sempre pronti e disponibili a dare l'appoggio incondizionato ai nostri figli per le iniziative che intendono portare avanti per ottenere dei risultati. E anche perché fa parte un po' di noi genitori, insomma, essere sempre un po' preoccupati per i nostri figli, e vorremmo cercare di allontanare, di togliere dalla loro strada ogni tipo di ostacolo. Io adesso vi voglio parlare di una notizia che ho sentito in televisione 3-4 giorni fa. È una bella notizia, si tratta di due ragazze toscane, non so se l'avete sentita, che dopo 7 anni di convivenza hanno deciso di sposarsi, sono andate fuori ovviamente, in Olanda sono sposate. Quando sono rientrate in Italia hanno voluto rendere nota questa loro vicenda personale con un documentario che racconta la loro vita dal fidanzamento al matrimonio. Bene, questo documentario che è stato presentato ha ottenuto il premio della giuria e anche del pubblico, che è stato molto gradito, molto apprezzato. E queste ragazze hanno detto che loro si muovono, hanno fondato un sito che si chiama Sposi in Fuga, e che appunto hanno fatto questo, hanno reso nota la loro vita per cercare di smuovere le coscienze sui diritti che in Italia purtroppo non ci sono. Io dico che è sempre importante fare e sempre fare, perché queste cose portano a risultati positivi, portano al cambiamento. Per esempio ho assistito a delle trasmissioni in televisione, facevano delle interviste a delle persone in strada, e veniva chiesto loro: se tu domani scopri che il tuo collega, la tua collega è omosessuale, che fai, come ti comporti? E tutti hanno risposto: niente da dire, per me sono persone come noi, come tutte le altre, io ho molti amici omosessuali. Ma l'hanno detto, almeno sembravano essere convinti di questa cosa. Altri hanno chiesto se domani scopri che il tuo medico, non so, il tuo commercialista, il tuo avvocato, la stessa domanda, e tranne un paio di persone che hanno risposto che lo cambierebbero veramente, un paio di persone, tutto il resto dice no, non mi interessa che sia bravo professionalmente, non mi interessa se è eterosessuale. A questo punto io dico che ben vengano tutte le iniziative, che siano singoli, grandi, piccole, perché portano veramente ai cambiamenti. E perciò a questo punto volevo sottolineare la capacità e l'impegno dei ragazzi che compongono il movimento, che con tanto lavoro, con mezzi personali non abbondanti, perché magari si fanno i conti con situazioni lavorative precarie o addirittura inesistenti, questi ragazzi riescono a promuovere campagne che contrappongono la conoscenza alle opinioni sbagliate. Per cui dico veramente di cuore grazie ragazzi per gli obiettivi che vi proponete di raggiungere. Rivendicare i giusti diritti è segno di dignità e a volte di coraggio. A voi evidentemente non manca. I risultati positivi aumenteranno sempre per loro, l'importante è continuare a fare, perché funziona solo così. Perciò a questo punto un'ultima cosa, mi piacerebbe se il movimento crescesse numericamente anche di genitori, perché
così insomma si apporterebbero nuove idee e il confronto più è ampio, più è ricco e più importante e tu può arrivare dove purtroppo c'è ancora bisogno.